Benvenuti nella Casa degli Ingegneri Aprilia. Ormai da qualche anno Aprilia fornisce in pista una sorta di assistenza tecnica che riguarda sia la ciclistica che il motore delle moto seguite direttamente, e per far questo si avvale della collaborazione del suo staff, che è un gruppo di ingegneri e di tecnici di sospensione. Per lavorare in pista occorre uno strumento, e lo strumento è appunto un veicolo come questo, adibito per metà alla, diciamo, analisi dati, e quindi è un ufficio strutturato con delle postazioni in corrispondenza delle quali ogni tecnico di pista può guardare la telemetria e analizzare i dati, e per l'altra metà è una officina per intervenire direttamente sulle sospensioni. E precedentemente alla costruzione di questo veicolo Aprilia si serviva di un altro semirimorchio che era stato attrezzato alla meglio, diciamo, a questo scopo. Aveva una parte riservata all'officina molto più grande e una piccolissima parte adibita a ufficio mobile, all'interno della quale appunto gli ingegneri potevano analizzare i dati. Quel veicolo era piuttosto scomodo, anche perché le esigenze in pista sono diverse da quelle ovviamente deputate al trasporto di materiale, per cui nasceva la necessità di attrezzare un veicolo adatto allo scopo. Per questo motivo questo veicolo, diciamo, che è stato studiato specificamente a misura del lavoro che deve assolvere, e quindi ha una parte inferiore adibita al trasporto degli scooter che si usano in pista e che utilizzano in pista appunto i tecnici, e ovviamente i pezzi di ricambio. Per quanto riguarda la tecnologia costruttiva di questo veicolo, diciamo che si è attinto a quanto di più moderno si conosce oggi in ambito veicolistico, soprattutto cercando di mutuare delle soluzioni prese dai veicoli che servono il paddock di Formula 1. La costruzione della struttura, questa è una struttura portante in acciaio, opportunamente dimensionata e calcolata per assolvere a questa funzione, che naturalmente è del tutto diversa da quella tipicamente utilizzata nei veicoli da trasporto.
Nell'ambito dell'attività di supporto che lo staff Aprilia fornisce ai propri clienti in pista, questo supporto comprende naturalmente anche la messa a punto delle sospensioni, che viene effettuata da tecnici di Aprilia che lo seguono ormai da molti anni, molti dei quali sono pluricampioni del mondo. Proprio per consentire a questi tecnici di svolgere al meglio il proprio lavoro è stato necessario attrezzare una officina opportunamente dedicata a questo scopo. E questa officina naturalmente deve essere un luogo di lavoro molto particolare, in quanto deve ospitare delle casse all'interno delle quali è presente, possiamo chiamarlo, il kit di sopravvivenza del tecnico sospensioni, perché come è noto le competizioni si svolgono non solo in Europa, dove un veicolo come questo può seguire direttamente in pista le moto, ma anche nelle gare extraeuropee. Potrebbe sembrare semplice per chi si occupa normalmente di progetto e analisi dati di moto da corsa progettare un veicolo di questo tipo. In realtà non lo è, in quanto le competenze richieste per allestire, pensare, progettare, seguire in fase di realizzazione un veicolo così richiede delle competenze appunto su vari campi. Non dimentichiamoci che un semirimorchio allestito con una officina mobile e con un ufficio nella parte anteriore è in realtà una vera e propria casa viaggiante, in quanto ha bisogno degli stessi impianti che si utilizzano normalmente negli appartamenti. Un'altra particolarità di questo veicolo che lo differenzia da tutti gli altri è che la parte sottostante, che è particolarmente spaziosa, ci ha imposto la soluzione di realizzare degli sportelli di dimensioni talmente grandi da non poter essere aperti da una persona sola. Per questo lo abbiamo dotato di un sistema pneumatico di apertura, che è nel paddock è l'unica realizzazione di questo genere. La scheda tecnica del veicolo la potremmo delineare così: è tecnicamente un semirimorchio, quindi gli ingombri sono i massimi possibili per un semirimorchio, 12 metri e 60 di lunghezza, larghezza 2550 mm, altezza al limite dei 4000 mm, quindi 4 metri, in assetto di marcia naturalmente. Questi sono gli ingombri massimi consentiti dalla normativa europea per la circolazione sulle proprie strade senza cadere nella categoria di veicolo speciale, quindi non ha limiti di velocità in marcia.